Don Giovanni. Buongiorno a voi, cari amici di Radio Strategico e a tutti coloro che vi seguono, e buona domenica a tutti. Ecco, come avevamo annunciato questa mattina, Don Giovanni è passato dai nostri studi, come ha fatto anche nel periodo di Natale, e quindi è venuto per parlare, parleremo insieme di questa Pasqua, un po' di... Lei è appassionato anche di musica, vero Don Giovanni? Sì, sì, musica italiana, musica straniera, ecco, questa, di ogni genere. Un poco più vicino, ecco, questa canzone di Massimo Di Cataldo ce l'ha richiesta Don Giovanni. Fare la domanda, fare domande ai sacerdoti è sempre un po' difficile. Io mi sono appuntato, ho fatto alcune domande, me le sono scritte in modo che così ecco, gli facciamo delle domande ben precise. La prima che vorrei partire, intanto benvenuta primavera. Benvenuta primavera, ah, oggi una bella giornata di sole. Finalmente, insomma, non se ne poteva più di questo inverno oramai, insomma, che ci ha veramente stancati, no Don Giovanni? Sì, sì, ci vogliono belle giornate di sole. Ecco, quindi speriamo che abbiamo il sole dentro. Che il sole dentro, ecco. Ci pensate voi sacerdoti? Comunque una prima domanda, ecco, in questo periodo, no? Ecco, la Pasqua, le Domeniche delle Palme, in particolare, ecco, siete indaffarati per preparare tutte le liturgie pasquali. Come fa un sacerdote a trovare il tempo anche per pregare e per preparare tutte le omelie? Insomma, è un po' difficile per preparare tutte queste cose. Grazie. È un buon lavoro che bisogna fare. È un buon lavoro perché ci sono tantissime omelie da preparare. Io appunto. Ti ringrazio per la domanda perché mi dai un assist. Permettetemi il termine calcistico, sì. Per dire qualcosa di importante e per far capire alla gente che il sacerdote si prepara le omelie durante la settimana, non aspetta la domenica o fa omelie improvvisate, perché non esiste l'improvvisazione nel dare un messaggio. Prima di tutto il prete lo dà a se stesso e poi lo dà alla gente, che agli astanti, alle persone che gli stanno davanti. E allora l'omelia non può essere uno spettacolo, attenti, di intrattenimento, ma deve dare fervore e significato alla celebrazione. Non esiste un'omelia copia e incolla come su Facebook. Noi andiamo su Facebook, su WhatsApp, ecco, vediamo un link. Ci piace un link e subito copia e incolla. Lo mettiamo, sì, copia e incolla. Non invece esiste. Le omelie vanno preparate nel corso della... Sì, sì, nel corso della settimana il sacerdote medita, pensa, tutto ciò che dice, lo dice prima di tutto a se stesso, perché il sacerdote fa l'omelia ma la dice a se stesso, a se stesso. E poi, vedete, mi piace dire a coloro che vi ascoltano che nell'arco della mia vita, anche da seminarista, ho avuto dei buoni maestri. Ho avuto tantissimi padri spirituali che mi hanno seguito, ho avuto dei buoni salesiani, i quali mi dicevano, sia da seminarista sia da sacerdote: attento Don Giovanni, quando fai l'omelia non devi stancare la gente, non più di 7, 8 minuti, 9 minuti, 10 minuti, altrimenti la gente si stanca. Bisogna dare alcuni messaggi ma che entrano nel cuore della persona. Brevi e concisi. Benissimo, brevi, ecco, e concisi, bisogna essere brevi e concisi. E quindi di un significato importante, naturalmente. Ecco, dunque l'omelia, come dicevo, non va improvvisata. Tanti pensano, ma il sacerdote copia, incolla, ma quando mai? Il sacerdote medita, vive durante la settimana e cerca di dare dei contenuti, perché l'obiettivo è dare contenuti che servono a chi ti ascolta, a chi ti segue. Certo, certo, quindi ecco, questo è per quanto, ecco, come fa, ecco, il sacerdote durante la settimana, prepara le omelie e tutte le cose. Quindi, e poi in questo, io ho un'altra domanda, mi sono appuntato qui: quale messaggio vuole dare adesso alla gente per questa Domenica delle Palme e della Passione, a partire dalla liturgia della parola, naturalmente? Oserei dire buona domenica, ma anche buona domenica delle palme e della passione. Vedete, oggi la liturgia è molto, molto ampia, è molto ricca, ecco, di significato. E con ognuno di noi, e mi auguro che lo facciano in tanti, perché oggi ci sarà gente che non viene nemmeno
durante l'anno la domenica a messa e approfitta di questo tempo proprio per arricchirsi di queste celebrazioni e che servono per la loro vita. Allora mi piace lasciare alcuni messaggi che oggi, oggi la gente nel partecipare vedrà scritto nel Vangelo della Passione, perché oggi il Vangelo è molto lungo, molto ricco, ci sono molti quadri. Ecco, do qualche messaggio. Anzitutto, a partire dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme, sarà letto dopo la benedizione delle palme un Vangelo dove si vede Gesù accolto da tantissime persone, accolto da tantissima gente, accolto meglio di un capo di Stato. Tantissima gente, si dice il testo, getta per terra mantelli. Addirittura la gente lo applaude e dice: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Ecco un primo messaggio che dovremmo accogliere ognuno di noi e vivere. Ecco, mi auguro che ognuno di noi faccia sì che Cristo faccia il suo ingresso nella propria vita. Lo accolga nella propria vita. Lo accolga in maniera festante. Ecco, Gesù va accolto dentro di noi. La cosa più bella, accogliere Cristo nel nostro cuore, accogliere Cristo nella nostra vita. Ecco, io dico quanto è importante la messa domenicale. Lo dico alla mia gente, di Marina di San Lorenzo, di Rogudi. Io dico loro, e lo ripeto a tutti coloro che vi ascoltano, non basta dire io faccio parte di un gruppo di Azione Cattolica. Io faccio parte di un altro gruppo. Ecco l'importante, ecco l'obiettivo del cristiano. La cosa più bella è dire io partecipo in quanto cristiano alla Santa Messa Domenicale. Il vero cristiano deve avere questo come obiettivo, partecipare alla Messa Domenicale. Ci diciamo cristiani a volte nella carta. Dice io sono credente ma non partecipo alla Messa Domenicale. Questa è una contraddizione. Se tu sei veramente cristiano, capisci che la domenica è il giorno del Signore, non il giorno in cui deve stare addormentato a coricarti. Oggi è persino cambiata l'ora. Oh, al bar, se è persino cambiata l'ora, quindi voglio dire, vabbè, adesso si dorme un'ora in meno, però voglio dire c'è più luce, no? C'è più luce, oggi ci svegliamo ancora meglio. E poi soprattutto oggi bisogna venire in chiesa, giusto? A sentire la domenica è importante, non solo oggi, io dico oggi in questo periodo, certo, in maniera particolare. Certo, la domenica è importante. Poi altri due messaggi che prendo dal Vangelo, dalla Passione. Vedete, c'è un pensiero, il versetto 65 del Vangelo odierno, dove si legge: alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuotere, a schiaffeggiarlo. Vedete, si è passati dal brano del Vangelo che ascolterete, che ascolteremo prima di entrare in chiesa, dopo la benedizione delle palme, dove lì la gente applaudeva Gesù, lo accoglieva festante. Qui invece, subito dopo, la stessa gente che aveva accolto Gesù nella sua vita, che lo aveva applaudito, subito gli volta le spalle. Vedete, questa è una cosa triste. Questa succede oggi nel mondo odierno. Penso a quanti sacerdoti umiliati, penso a quanti sacerdoti trattati male, a volte calpestati nella loro dignità. Ma non penso solo al sacerdote, penso alla gente. Gente calpestata nella sua dignità. Lo stesso Papa Francesco, che sta lavorando bene, viene calpestato nella sua dignità a volte. Viene trattato male. E invece no, ognuno di noi ha una sua dignità. Bisogna che ognuno di noi venga trattato bene. Trattato bene. Purtroppo Cristo è stato deriso, sputato, trattato male. Trattato male, deluso da quella gente. Deluso persino, poi lo vedremo nel giardino del Getsemani. Ecco, la gente oggi ti applaude, ti porta sull'altare, ma poi ti porta nella fossa, ti tratta male. E questa è una tristezza, che succede tutt'oggi. Succedeva ai tempi di Gesù, ma succede anche ancora oggi. E questo è il messaggio, quindi, Don Giovanni, che voi state tramite la nostra radio alla gente che ci sta ascoltando. Quindi la gente deve essere non
come ci ha raccontato, prima applaudivano Gesù e poi magari gli hanno voltato le spalle. Deve essere sempre... Non gente di facciata, deve essere sempre la stessa. Bene, non esiste questo... gente di facciata. Esatto, questo è un messaggio, importante, molto bello. Io so che lei deve scappare perché c'è anche la messa da fare, però prima di, mandarla via, prima che lei se ne vada, ancora un messaggio, ancora ecco, una domanda, un suo messaggio ai giovani e un messaggio pasquale. Cosa possiamo dire ai giovani e poi questo messaggio pasquale? Sì, oggi è anche la giornata a livello diocesano, la giornata della gioventù. Ecco, mi permetto anzitutto di ringraziare i miei ragazzi, i miei giovani, che durante tutto questo tempo hanno partecipato con gioia a tutte le fasi del sinodo. Voi sapete che a Reggio stasera si conclude il sinodo, dove il nostro arcivescovo Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini darà un messaggio ai giovani. E li ringrazio di vero cuore. A tutti i miei ragazzi di Rocuti e di Marina del San Lorenzo che hanno partecipato con gioia a tutte le fasi del sinodo. E cosa dire ai miei giovani? Dire ai giovani di scommettere su Gesù Cristo. Vedete, a volte affidarci alle persone, affidarci ad altri ragazzi, ad altri giovani, si rischia di arrivare alla disperazione. Mentre la nostra speranza per noi cristiani ha un volto. Si chiama Cristo, si chiama Signore. Vedete, Gesù Cristo, la speranza di ognuno di noi. E poi mi piace riprendere una frase di Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, il quale dice che i giovani non sono la speranza del domani, ma dell'oggi. I giovani sono la speranza di oggi. E oggi i giovani devono risvegliarsi e devono dare speranza al mondo odierno. E alla fine vorrei... Certo, quindi questo il messaggio comunque, credere e scommettere in Dio, quello, qualsiasi cosa, voglio dire, i giovani devono fare questo oggi, non c'è altra soluzione. Ecco, oggi i giovani hanno tanti punti di riferimento, sì, però voglio dire, manca l'unico punto di riferimento oggi, che forse è colui che ci dà speranza. Esatto, lui è Gesù Cristo. Esatto, bravo, grazie veramente, perché questo è un messaggio importante anche per, non solo per i giovani, ma per tutti, voglio dire, ma anche per noi più grandicelli. E poi regalo questo decalogo della speranza, sì, che poi rivedrete sul video. Sì, lo vedremo sul video. Questo qua è il decalogo della speranza, dove ci sono tanti messaggi, ecco, messaggi che, sulla che... speranza, certo, sì. Benissimo, che cosa significa sperare, ecco, questo messaggio che... esatto, per la speranza, sì, adesso sto leggendo, insomma, ecco, questi qua poi li manderemo sul video che monteremo noi come... possiamo prendere uno, glielo possiamo, sì, leggere a no, coloro i quali ci ascoltano. Prendo il 9, il numero 9, sì. Sperare significa aprirsi al confronto e al dialogo, consapevole che la verità non è patrimonio di nessuno, ma è come un mosaico che si ottiene mettendo vari tasselli. Gesù è l'unico maestro, bellissimo questo. Bello. L'unico questo, tassello. Il Gesù decalogo della speranza, di quello che parlava Don Giovanni. Niente, Don Giovanni, io la ringrazio come sempre. Io, per noi è bello avere un sacerdote qui nel periodo di Natale, anche di Pasqua, passa dalla radio e parla di Gesù, della festa di Pasqua, insomma, di queste cose. Per noi è molto importante, è gradito anche dai nostri ascoltatori. Io vi ringrazio, Don Giovanni, grazie mille e che dire, buona Pasqua a tutti. Permettetemi un augurio di Pasqua, sì, e certo, che lascio a tutti i radioascoltatori, ma a voi amici di Radio Studio 95 che ci seguite sempre. Il messaggio che lascio a tutti coloro che vi ascolto, ma soprattutto lo lascio anche alla mia gente di Marina di San Lorenzo e Rocuti. E per fare l'augurio mi rifaccio a Papa Francesco. Gesù risorto è la vita. Non avere paura, affidati a Lui. Ti è vicino e con te e ti darà la pace che cerchi. Questo è l'augurio più bello che faccio a coloro che vi ascolto e lo faccio a tutta la mia gente di Rocuti e Marina di San Lorenzo. Grazie a voi che mi avete ascoltato. Buona Pasqua a tutti e buona domenica delle Palme della Passione del Signore.